Eccoci finalmente! Faccio una breve presentazione. Antonella Va bene. Salvucci è un'attrice e una conduttrice italiana e internazionale. Lavora sia in Italia, da Hollywood a Bollywood. E ci siamo conosciute un mesetto fa a Monte Carlo in occasione dell'Angel Film Award e siamo subito diventate amiche. Subito, anche perché ti ho coinvolto subito sul palco, così Sì, senza dirmi è stata niente. veramente un'improvvisata, ma è stata bellissima. Perché ci piacciono le cose che hanno a che fare con il cuore, con la solidarietà, e quindi ti ho apprezzato da subito perché sapevo le cose belle che facevi per l'educazione, per i bambini, quindi per garantire un futuro ai bambini e non tante persone belle e giovani come te, quindi insomma la bellezza che hai corrisponde anche alla tua interiorità. Grazie mille, sei molto gentile, molto dolce e anche molto profonda. E questa è una cosa bella per una persona che lavora nello spettacolo. Spesso si sente dire, ci sono un po' dei pregiudizi, che chi lavora nello spettacolo è una persona abbastanza superficiale e invece non è per niente Ma così. niente di più sbagliato, effettivamente, guarda, sono cose che poi ho scoperto durante il mio percorso, soprattutto poi andando in America e lavorando duramente nei teatri con i coach, e capisci che quello che hai dentro da esprimere non è la mia vanità, ma è soltanto un dono che in qualche modo hai ricevuto, perché lo senti, perché non hai solo voglia di metterti davanti a una telecamera, a una macchina fotografica, ma hai qualcosa da esprimere, hai un messaggio da portare al mondo. E allora questa deve essere la tua forza per condividerla poi con i tuoi pari, con chi vuoi comunque. Della tecnologia. Ecco. Riprendi Mi il senti discorso, adesso? le ultime parole che si sono Ah, bloccate. ecco. Sì, dicevo che praticamente ecco, la cosa più sbagliata da fare è fingere e su questo poi sei penalizzata anche nella parte sentimentale perché è difficile che ti credano subito, no? Possono pensare che tu sia una brava attrice, invece poi non è così, poi ci vuole il tempo di conoscerti bene nella realtà. Perché a volte gli attori hanno una sorta di sdoppiamento. Io, per esempio, che spesso recito in ruoli negativi da antagonista, ma poi nella vita reale chi mi conosce lo sa, sono magari la persona più leale del mondo, ma mi farei mille scrupoli prima di fare una cattiveria o qualcosa di sbagliato a un'altra persona, chiunque essa sia. Perciò, dicevamo, la cosa più sbagliata, proprio in generale, da fare è fingere qualcosa che non si ha addosso, che non si è sentita maggiormente, e invece andare a ricreare quelle emozioni che ti danno poi la vera percezione di quello che è un sentimento. Quindi ecco, più hai di vissuto, più hai da dove attingere. E gli attori, ecco, fanno spesso un esercizio che ti sblocca molto, che ti scalda proprio, che si chiamano i sensoriali. E quindi sono tutte cose che poi impari, perché è bello il talento, ma il talento poi a volte è così grezzo, lo devi un po' farcire con degli insegnamenti che possono arrivare da qualunque parte. Non tutti hanno la fortuna, per dire, di fare delle scuole di altissimo livello, delle accademie, e a volte non è neanche detto perché ti possono impassare troppo di dottrina, ma poi alla fine non hai Non sei bravo la nella pratica, pratica. sei bravo nella teoria. Il set è la cosa migliore che si possa fare perché è pratica, è palestra proprio sul campo, cioè vedi che parli lo stesso linguaggio. Quindi proprio il consiglio che tu dai magari ai giovani ragazzi e ragazze che stanno studiando nelle accademie per diventare attori o attrici, quello che Sì. conta, sì, essere bravi a scuola, ma praticare tanto sicuramente, perché tu puoi anche imparare la teoria alla perfezione, ma poi magari ti trovi davanti al palcoscenico o davanti a una telecamera e ti blocchi, non riesci più ad esprimere bene il sentimento o la frase che devi recitare. Certo, è Nel così. tuo ruolo di attrice, devi sempre seguire un copione alla lettera o c'è anche un po' di improvvisazione? Mamma mia, diciamo che io ce la metto molta improvvisazione o molto comunque in base a come mi risponde l'attore, perché poi,
la recitazione non è una cosa individuale, ma è sempre una botta e risposta, quindi azione e reazione, action reaction. Quindi magari in base a come mi risponde lui, a me mi dà un'ispirazione per trovare una cifra in più diversa. E se fai delle modifiche personali, il regista si può arrabbiare e dice: no, devi seguire il copione alla lettera. O glielo dici prima, quindi sei legittimata, ti può dire sì o ti può dire no. Maggiormente mi dicono di sì. Però, ecco, se invece devi seguire alla lettera, tu ti attieni a quello che ti dicono, certamente. Poi la scelta è sempre del regista, no? Tu puoi fare delle proposte e vedere come vengono accolte. Uno dei ruoli che ti è piaciuto di più recitare, qual è stato? Ma diciamo il prossimo sempre, perché mi piace sempre questa fase di sperimentazione. Però ce ne sono stati tanti. Il primo proprio da essere più matura, per essere credibile nel ruolo di una nobildonna del Settecento. Poi, ecco, sono stati tanti anche i grandi maestri che mi hanno saputo insegnare qualcosa, da Paolo Sorrentino, Pupi Avati, Lamberto Bava, che mi ha fatto fare un ruolo tostissimo. Era... il film si chiamava Il Torturatore. La prima, la mia amica mi trovava sotto una pioggia finta, torrenziale, e che però alle 4 di mattina, col vestito tutto strappato, l'abbiamo fatta vera, praticamente senza respiro. Quindi, cioè, anche questo è un altro aspetto da considerare. Devi avere molta tempra, molta salute, soprattutto, e non aver quasi paura di niente, perché possono capire, non è solo la soap opera, campo, controcampo, cioè c'è molto anche da dare a livello fisico, ecco, il muscolo. A volte ci sono, cioè nel senso, wow, che muscoli! A volte gli orari sono anche, nel senso, non è che possono andare, le riprese andare avanti fino a tarda notte o iniziare presto la mattina, quindi sono abbastanza ritmi intensivi. Certo, la maggior parte dei film si girano anche totalmente di notte. Quindi ancora peggio, cioè dove tu proprio stravolgi la notte e il giorno, capisci? E mi hai raccontato che hai lavorato sia a Hollywood che a Bollywood. Raccontami un po' le differenze di questi due mondi. Mamma così diversi mia. E paralleli. Cerco di essere divisa tra tre continenti e sono tutte esperienze di vita, perché insomma non è facile lavorare in America, dove chiunque vuole fare l'attore e sono tutti bravissimi di un livello esagerato, che poi fanno altri lavori per mantenersi, perché la vita costa tantissimo. Noi alla fine qua siamo fortunati e lo stiamo vedendo anche in questi giorni con il sistema sanitario che è all'avanguardia, è dei massimi livelli, sta affrontando un'emergenza mondiale. E lì la salute costa molto, diciamo, se non hai un'assicurazione sei un po' nei guai. Quindi c'è da calcolare tanti aspetti. Però, ecco, il tipo, il modo di fare cinema lì è un po' come un'industria, cosa che invece noi siamo più artigiani, creiamo, non abbiamo quei grandi mezzi speciali, però abbiamo sicuramente un grande cuore che mettiamo. E quello che mi è capitato in generale di vedere, anche dove non lavoravo io, ma in dei set internazionali o americani in genere, che le maestranze, le professionalità che poi ti risolvono il problema sono quasi sempre italiane. Quindi questo è un motivo d'orgoglio. È capitato questo. Io sono stata tra l'altro proprio a girare, l'anno scorso ero lì più di un mese a girare, non tanto a Los Angeles, ma dispersa in mezzo alla neve, che ci ha preso anche la tempesta di neve, in un posto che si chiama Lake Tahoe. Ecco, tu che sci molto bene dovresti andarci, o almeno conosci. Nello Utah? Sì, è considerato una delle meraviglie del mondo, che è fantastico, è un luogo magico di rilassamento, eccetera. Però ti dico che quando stai girando poi durante la tempesta di neve, dove dicono
non andate fuori, restate bloccati, e invece poi ti rendi conto che non puoi fermare un set, quindi eravamo lì a rischiare ogni giorno, soprattutto per riuscire a tornare in albergo, non tanto quello che rischiavi sul set, perché c'erano scene molto toste anche di MMA, le arti marziali miste, cioè combattimenti, cose, coltelli, sangue, di tutto, lividi vari, e quindi insomma devo dire che c'era tanto anche da imparare. Io all'inizio, nonostante fossimo in mezzo alla neve, non so, 20 gradi sotto zero, ma sudavo, perché all'inizio soprattutto la prima scena è quella più difficile in assoluto, no? Dicevo, mamma mia, sarò a livello degli attori americani, ce la faremo, come andrà, vediamo. Invece poi appena abbiamo iniziato mi sono rilassata, si è creata questa chimica tra me, la regia, gli attori, e quindi mi sono sentita a mio agio. Ecco, quella è una grande caratteristica: se ti senti bene, se ti senti a tuo agio, significa che quello è il posto dove devi stare. Quindi mi sono tranquillizzata e sono andata avanti, poi inventando anche spesso delle scene, dando dei suggerimenti, perché era quello che sentivo, perché poi più pratichi il tuo personaggio, più ci entri. Quello è il bello. Più, e ti appassioni anche di qualche personaggio? Ti rimangono un po' addosso, un po' gli dai tu le tue caratteristiche, un po' sono loro che danno a te un'altra visione. Perché io parto da una base dove sarei stata una veramente timida, quindi recitare mi ha aiutato molto, anche mi ha fatto molto da terapia, no? Per superare dei limiti che poi ci poniamo noi. Noi potremmo rendere molto e molto di più. E poi io, essendo così sempre un po' ansiosa di vivere in generale, quindi ho cercato un lavoro che racchiudesse più vite possibili, no? Sì, sì. Prima hai detto che quando fai il film c'è sempre qualcosa da imparare, qualcosa di nuovo, no? Può essere o le arti marziali, il karate, non lo so se tu hai dovuto anche andare a cavallo in qualche film. Qual è stata la cosa più bella che hai imparato per fare un film? Beh, sicuramente le arti marziali, che poi comunque ci servono sempre, soprattutto a noi donne, speriamo di no, però insomma è bene sempre essere pronte alla difesa, anche andare a cavallo, perché vedi, avendolo fatto in dei cortometraggi western, e lì per forza devi essere pronta all'inizio, cioè il primo provino che avevo fatto ho finto alla grande, no? Come facciamo di solito, dove avevo fatto scene tostissime di pianto, di disperazione, e sentivo che dicevano brava, 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 alla fine fa, scusa, un'ultima domanda, sai andare a cavallo? E non gli potevo dire di no, yeah, sì, sì, pochino, pochino. E allora a un certo punto fa, ok, ma come galoppi, all'americana, all'inglese, al galoppo, al trotto? Beh, yeah, no, guarda, diciamo quel minimo, insomma, l'ho fatto qualche volta, ma sono pronta a essere istruita. Allora vabbè, poi mi hanno preso comunque per la simpatia, ma hanno capito che ero aperta anche a voler imparare. Quindi sì, quando c'è la passione poi si superano tante cose, no? E invece raccontami di Bollywood. Da Hollywood passiamo a Bollywood. Da Hollywood passiamo a Bollywood. Due mondi assurdi che io avevo molto sottovalutato. Cioè, un conto tu senti parlare di Bollywood come questo mondo magico, immaginario. Quando poi ho avuto una proposta da un manager che mi diceva di fare dei self-tape, che è quello che spesso devono fare gli attori, cioè mandare dei provini video che ti fai da sola, praticamente ti fai un'autoregia e cose. Quindi mi hanno chiesto di fare delle scene, delle cose, piano piano hanno preso fiducia e mi hanno fatto veramente un plan molto dettagliato per andare lì. E tutti mi dicevano non andare, ma sei matta, ma tu vai. Perché ti dicevano di non andare? Perché mi dicono che una donna da sola, per quanto artista, non deve andare, si deve portare qualcuno dietro. Cioè, vabbè, ma c'è il manager lì che, anche se non lo conosco, l'avrò visto una volta, però mi sembra che abbia fatto comunque un bel programma e poi quando senti, no? From the gut, quando dici veramente lo sento dallo stomaco che andrà bene, che è un'esperienza che devo fare,
E sono stata, devo dire, molto soddisfatta, perché alla fine non era soltanto quel programma che era stato fatto, ma si è aggiunto molto di più. Poi quando mi hanno conosciuto, hanno visto come io fossi anche spirituale per capire la loro cultura, perché paese che vai, usanza che trovi. Sì. Quanto tempo sei rimasta in India? Un mese, ma sono stata trattata al meglio, un'esperienza che penso che porterò dentro di me sempre, sia perché va a toccare quella parte profonda di te, no? Proprio la vera spiritualità, e comunque essendo in contatto con queste persone che sono illuminate, hanno una generosità dentro, magari non hanno niente, ma ti danno tutto. Quindi mi sono trovata molto in linea con questo, l'accoglienza che è stata fantastica, sono arrivati già dall'aeroporto a catturare interviste, foto, cioè sono stata trattata proprio veramente non da principessa, come si dice, quasi da divinità, cioè loro madame, ogni due secondi, e cioè una generosità unica. Sono stata a fare la madrina del cricket, che per loro è tipo il nostro calcio, e hanno vinto questa squadra che io dovevo supportare, quindi immagina la felicità, mi hanno tirato in aria, io che dovevo consegnare i premi poi insieme ai capi di Stato, le istituzioni, le cose, quindi veramente fantastico. Poi da lì abbiamo fatto servizi fotografici di tutti i tipi e sono finita sui cartelloni. Io pensavo che fosse un'immagine felice, no? Come di solito ce ne sono, e invece mi sono ritrovata a essere su billboard enormi e sono andata sotto a fare le foto e ho detto no, ma è veramente una cosa fantastica. E poi abbiamo girato intanto una pubblicità che era però di altissimo livello. Uno spot pubblicitario? Sì, è stata un'esperienza incredibile, ma veramente non pensavo a questi alti livelli professionali, quindi mi hanno molto stupito, sì. Il cast era tutto indiano o c'erano anche persone straniere? Guarda caso, ho trovato un grande, grande direttore della fotografia che era di origine italiana, anche se lavorava molto in giro, lavora molto in America, ed era stato in Thailandia e da lì l'hanno chiamato per essere su quel set. Quindi è stata un'esperienza incredibile. Però appena si calmano le acque, anche perché c'era in progetto Italia e l'India, perché poi insomma in qualche modo abbiamo delle similitudini per la grande storia, anche per il modo di essere insomma friendly immediatamente. L'India è un paese che mi affascina molto. Io sono stata qualche anno fa e ho visitato il Rajasthan. Poi ho fatto anche Agra e Varanasi, però tutta l'India centrale del sud mi manca, e quindi se torni mi fai sapere quando e venga anche io. Brava, anche perché dobbiamo andare a visitare, perché lì mi tenevano insomma in uno stato, ti dico, cioè ero molto chiusa con loro, con lo staff, con l'entourage, si usciva solo per lavoro, con l'autista sotto. Cioè, e quando ho visto la stanza che era meravigliosa con il mare sotto, nella mia idea, prendevo le mie scarpettine da ginnastica e andavo a correre sulla spiaggia, no? Ho detto, ma sei matta, ma non puoi andare da sola. Cioè, mi hanno veramente bloccato su tutta la linea, dovevo stare sempre, come dire, relegata a loro, al gruppo di lavoro, che comunque, devo dire, mi hanno protetta molto bene. Alla fine uno non si rende conto dei rischi, comunque ci sono. Però, ecco, deve essere sempre tutto molto controllato. Infatti mi ricordo, mi è venuta in mente questa cosa qua, che quando ero in un hotel a Jaipur ero stata invitata da un'amica in un altro hotel la sera. Sì. E io ho chiesto alla reception se potevano ordinarmi un taxi e se era abbastanza sicuro prendere un taxi. E mi hanno detto, signora, dopo il tramonto le consigliamo di no. Se tu la prendi durante il giorno non c'è nessun pericolo, però appena tramonta il sole, per sicurezza, la reception dell'hotel mi avevano consigliato di rimanere in hotel tranquilla. E... Sì, vero, vero. Però, insomma, questo sì, che sia insomma, un grande paese. È soltanto una precauzione, poi magari lo prendevi e non ti succedeva niente. E poi anche in Italia, anche in America possono succedere cose, diciamo, pericoli ci sono un po' ovunque.
Esatto. E io volevo chiederti, secondo te, dopo questo periodo di quarantena che si sta sempre prolungando sempre di più, non si sa quando finirà, secondo te, visto che ci Per forza, sono delle dimmi. rivoluzioni un po' in tutte le industrie, no? Io lavoro nella moda, fashion blogger e anche fashion designer, e ci sono delle grandissime rivoluzioni nel campo e nell'industria della moda. E secondo te ci saranno anche delle rivoluzioni, dei cambiamenti nel cinema? Certo, speriamo in meglio, intanto, insomma, nel fatto di saper fare più squadra tra di noi, ma quello già lo vedo, già, insomma, lo possiamo vedere da quello che sta succedendo, gli artisti che veramente si stanno mettendo tutti a disposizione per questa causa. E quindi ci sentiamo già tutti un po' più uniti e quando si cammina insieme, insomma, si dà modo anche di creare qualcosa di bello per il futuro, qualcosa di comune. E ci dispiace molto per i cinema perché, insomma, anche io che l'hanno chiusi chiaramente, adesso ci vorrà un po' di tempo prima di riaprirli e dar modo al grande pubblico di poterne usufruire. Io pure avevo un film adesso in uscita, che adesso sarà posticipato, vedremo quando, perché insomma c'è una scaletta, no, da rispettare delle varie case di distribuzione. Quindi diciamo che sì, secondo me all'orizzonte vediamo degli input buoni e anche noi di farci un po' sempre di più un'autoregia in generale che possa dare spunti creativi ai registi, all'industria in genere. Io poi non è un settore che conosco benissimo, mi piace il cinema, guardo i film, ma non è che ne guardo tipo tutti i giorni. Però quello che mi è capitato di vedere ultimamente è una linea molto generica, magari mi sbaglio, però quello che propongono il cinema, la televisione, film molti di violenza. E speriamo che ne facciano No, sempre di meno, perché far vedere tutta questa violenza è vero, è non è vero. nemmeno tanto istruttivo, tanto. Brava, brava, pure io non sono d'accordo. Nonostante io abbia fatto molti thriller, devo dire, non lo nego, però sai, molto spesso poi la violenza, insomma, si potrebbe anche creare emulazione, cioè anche se molti la devono vedere come un'evasione. E che finisce lì per creare la suspense e tutto ciò, che è sempre un'emozione, no? Ci sono gli appassionati del genere, però è vero, tutta questa violenza, sparatori, che si vedono poi molto di più nei film americani e che piacciono, si vede, però ecco, io sono più per le romantic comedy, like Girl Marshall, quello stile lì bello colorato che ti fa sognare, ecco, quello mi piacerebbe molto. A me L'avevo piacciono conosciuto anche i film di all'estero. avventura, un po' tipo Indiana Jones. Yes, che possono istruire anche sull'arte, l'archeologia, i Sì. territori vari da esplorare, chissà quante cose, insomma, farsi un po' correre la mente, non andare chissà dove. Vedendo un film, se questo film è girato in Papua Nuova Guinea, piuttosto che le piramidi d'Egitto, in Amazzonia, comunque vedi territori che chi non può permettersi di viaggiare li vede in un film. Sì, quello anche è lo scopo del cinema, no? Farti viaggiare con la fantasia, ma con una certa sostanza, un'evasione sempre che abbia una certa sostanza, sì. Altre cose che vuoi raccontare di te, del tuo percorso di attrice negli ultimi anni, i cambiamenti che hai avuto? A Ma ruota guarda, libera. a ruota libera ci sto andando, guarda, senza respiro, però mi piace il tuo modo, il tuo stile, perché è veramente semplice, colloquiale, e quindi la stiamo prendendo proprio così per fare compagnia anche ai nostri amici. Ma guarda, chi mi conosce sa quanti veramente elementi comici qua ci sono dietro a tutto, dietro anche a quelle che sono le mie trasformazioni in scena, che non valgono solo per il cinema, molto spesso anche per la televisione, perché ho fatto anche molta conduzione. Ed è sempre un altro amore della mia vita, perché mi piace proprio stare in mezzo alla gente e parlare anche di musica, che è un'altra mia passione fortissima. Quindi ho avuto modo anche di
di condurre anche dall'Accademia di Sanremo, da tutte le fasi di Sanremo giovani, e quindi ho avuto modo di conoscere poi tanti artisti, conoscere il loro lavoro. E spesso, ecco, anche a me quando mi capita di andare in televisione, cose, sei lì che fino a 2 minuti prima stavi incasinata, così ti metti un becchetto in testa, ti sciogli, sei pronta, sembra che arrivi da Hollywood, no? Quindi anche questo, proprio la capacità di sapersi trasformare, di essere pronti a ogni evenienza, chiaramente. E c'è una o anche più di una attrice, sia italiana che straniera, che proprio ti piace tantissimo? Mamma mia, ce ne sono talmente tante che ti danno sempre, capito, che ti comunicano qualcosa. Molte le ho anche incontrate personalmente, sia perché per diversi anni ho avuto modo di fare un programma di cinema dove mi mandavano appunto in una stanza di hotel a intervistare il grande attore, la grande attrice, quindi ne ho avvicinate molte, ne ho conosciute anche proprio nella vita privata, e che sono persone, ecco, proprio riallacciandosi al tema tra spettacolo e realtà, sono persone che nella realtà sono persone straordinarie con cui tu vorresti condividere, no? E mi viene in mente Julia Roberts, per esempio, con quel sorriso magico. Meryl Streep, che è un mito. Lei è un mito. Esattamente, certo. Cioè, e sono persone che poi, ecco, sanno anche vivere al meglio la loro vita. Cioè, sono addentrate nella realtà, cucinano, fanno cosa che stiamo facendo noi anche in questi giorni. Loro che magari tra una ripresa e l'altra, che non accettano tutto, ma solo le grandi lavorazioni, hanno magari un po' più di tempo libero, si possono dedicare a quelle che sono i loro hobby, le loro cose. Chi va a fare la corsa sulla spiaggia, quindi me le trovavo lì a Santa Monica. Oppure, ecco, chi sa cucinare, chi sa cucire, che, cioè, danno sfogo a queste passioni, che poi riprendi un po' quel modo passionale di lavorare e te lo porti anche quello, no, all'interno di un personaggio. Ma che in Italia ce ne sono tante di attrici straordinarie. Mi viene in mente Margherita Bui, che è sempre così bellissima, solare. Ho avuto modo di incontrarla varie volte, di essere insieme anche a dei festival, e una volta anche in treno che tornavamo insieme da Milano, e lei che voleva aiutarmi, lei con la valigia, cioè, per dire, carina. Poi più sono grandi e più sono persone semplici. Claudia Gerini, un'altra bellissima, senza trucco, sta una favola luminosa, è andata il mio stesso giorno, 18 dicembre, quindi capisco la sua tempra, no? È una che non, magari non sa fare quella cosa, dice, vabbè, come si fa? In 2 secondi l'ha già presa, l'ha già imparata, no? Senza dire no, non lo farò mai. Una dice, vediamo, vediamo, se si può fare, facciamola. E visto che in questo periodo di quarantena la gente a casa spesso mi chiede o mi scrive che è annoiata, non sa cosa fare, io consiglio a tutti sempre di mangiare sano, fare un po' di esercizi. La mia amica ieri al live, Alessia Siena, ha detto di leggere tanto. E tu che film consigli di vedere? Dei film belli, anche un po' istruttivi, i tuoi film preferiti che consiglieresti? Mamma mia, ho visto tanti in questi giorni, soprattutto i musical. Infatti ho rivisto con molto piacere Moulin Rouge. Oh, bello. E mi è piaciuto molto anche perché loro poi cantavano. Il film con Nicole Kidman? Moulin Rouge con Nicole Kidman? Bello. Sì. The Greatest Showman con Hugh Jackman. Ma ce ne sono tanti. Commedie anche, che così, insomma, evadiamo un attimo, ci alleggeriamo la festa, insomma. E io mi ricordo che ho visto prima a teatro e poi penso che è uscito anche un film, Il Phantom of the Opera. Mi era piaciuto tantissimo. L'ho visto proprio all'anteprima, che è stata fatta al Teatro dell'Opera a Roma. Quindi proprio una cosa di altissimo livello. Capito? Le musiche ti emozionano, ti viene proprio il magone, ti viene da piangere quando senti quella. Ma io piango proprio, ma da quando ero piccola, che cantavo una canzone anche stupida per bambini, e vedevo che mi commuovevo, e mi prendevano in giro, no? Maggiormente i miei fratelli, pensavo che fosse una cosa sbagliata. Invece poi capisci quanto questa tua sensibilità ti dia quella marcia in più di vedere oltre, non solo dove è la facciata, di vedere oltre, di saperla attraversare con tutta te stessi.
Qualche altro film che consigli? Poi dopo me le puoi anche scrivere per WhatsApp. Guarda, ce ne sono infiniti. Beh, A Star is Born, per esempio, mi ha veramente lasciata senza parole Lady Gaga, non solo per la qualità delle canzoni che ha scritto e come le ha interpretate, ma anche proprio per la sua interpretazione. Si è fatta guidare totalmente da Bradley Cooper e il risultato era veramente commovente, ti accende tante lampadine, ti fa riflettere, pensare, identificare, perché poi ecco, le cose belle sono quando riesci a identificarti, no, con i personaggi. Non era mai scontata. Anche Bohemian Rhapsody mi è piaciuto molto, tutti i film musicali, anche quello di Elton John, perché non conoscevo poi bene la sua storia. Noi è chiaro che adesso vediamo il grande artista, ma non capiamo quanti sacrifici sono alle spalle, quante abnegazioni. Un giorno infatti mi hanno consigliato, io lavorando nella moda, mi hanno consigliato di andare a vedere, e non l'ho ancora fatto e spero di farlo al più presto, il film sulla vita sia di Coco Chanel che di Valentino Garavani. Questi film biografici di questi grandi della moda. Telefono, ecco qua. Sì, qual era un altro pure che avevo visto? Su Ralph Lauren, l'ho visto in un'anteprima a Los Angeles proprio qualche mese fa. Ralph Lauren non lo sapevo, no. L'unico che ho visto è stata la biografia di Saint Laurent, particolare, un personaggio particolare. Come tipologia di regia, sai che ogni regista ha un po' il suo imprinting, il suo stile. Qual è che ti piace di più come stile? Beh, italiano sicuramente mi piace molto Paolo Sorrentino, con cui ho avuto l'onore di lavorare e spero di tornarci presto, anche perché mi piace proprio il suo stile poetico, tendenzialmente. Con lui che il film che hai fatto, ripeti pure il titolo. La famiglia. L'amico di famiglia. L'amico di famiglia, così andrò a vederlo. Sì. Quindi sì, a livello italiano. Lui è molto creativo, è molto fantasioso, perché io ho visto di recente la sua serie The Young Pope. Ah, wow, sì. Particolare. Sì, adesso dopo quella immagine che abbiamo avuto del Papa, mi sa che ci sarà molto da ispirare, no? Quella San critiche deserta, sul Vaticano, mamma mia, quei silenzi, quella San Pietro deserta, cioè sono rimasti proprio dentro di noi, assolutamente. Roma, la pioggia, Roma, il Papa con queste sue parole toccanti, una cosa, una magia proprio, l'intelligenza plenaria. E a livello internazionale, ecco, come ti ho detto, mi piace molto Gary Marshall, quello stile così, ritmo, dinamico, colori, molto così. Sì. E visto che tu hai tanti anni di esperienza nel mondo dello spettacolo, del cinema, della televisione, cosa consiglieresti da un giovane che vuole fare l'attore? Mamma mia, di armarsi di pazienza intanto. Capire se poi veramente è quello che vuole fare, perché sai, a volte sono gli altri, no? Che dall'esterno ti spingono. Ah, sei bello, sei carino, sei interessante, c'hai begli occhi, dovresti fare l'attore. Ok, cioè ci può stare per i primi tempi, ma poi devono capire che non sono soltanto passerelle, red carpet, prime. Cioè c'è un lavoro comunque duro che ai tempi, rivedendo nelle Take Rai o comunque i filmati di Mastroianni, diceva: ma perché un ingegnere è un ingegnere e un attore è una banderuola, gli si dà sempre poca importanza. Adesso lo stiamo riscoprendo in questi giorni, no? Dove abbiamo veramente bisogno dell'arte, dei film, della musica, dei libri, della cultura in generale. E quindi si capisce poi quanto sia importante, no? Fare spettacolo, essere artisti generosi che danno molto. Quindi ecco, si deve fare un po', come dire, una ricognizione con se stesso e capire se è veramente poi il mestiere che si vuole fare. Essere belli spontanei va benissimo, però poi ecco anche andare a conoscere la tecnica, magari fare delle masterclass con i grandi acting coach. Io l'ho fatto per diversi anni, poi è come quando sei a scuola, no? Che studi e poi alla fine chiudi tutto e vai con quella che è la tua
sensazione, la tua personalità, però il linguaggio, la tecnica la devi conoscere comunque. Quindi fare un po' di questi step, lavorare in gruppo, se si hanno amici che comunque condividono la stessa passione, magari provare a fare dei corti, a fare dei lavori comunque. Antonella, guarda, parlare con te mi piace tantissimo, andrei avanti per ore e ore e ore. Ci ritroveremo, ci ritroveremo. Ne rifaremo un'altra, abbiamo già parlato da 38 minuti che parliamo. È volato il tempo, è volato. Mi si è fatto buio qui, sono alla finestra, ma vedo che si è fatto notte proprio, no? No, l'argomento è interessantissimo, può divagare in tantissime sfaccettature e quindi magari nei prossimi giorni ne faremo un'altra. Intanto salutiamo tutti i nostri amici, i nostri follower, tutte le persone che ci seguono. Scusate se non abbiamo risposto qui a tutte le domande, a tutti i saluti che ci hanno fatto. È difficile riuscire a leggere tutti i commenti mentre si parla, vero? Sì, sì, è vero, ci siamo proprio fatte prendere, abbiamo lanciato il cuore oltre la siepe, ma torneremo. Io poi stasera ho un'altra diretta alle 10:30 con un giornalista, quindi va bene. Allora verrò a vederla. Entrate, fateci domande, guarda, saremo più, parleremo meno noi e più voi magari, Vi ringrazio. Sì. Ringraziamo tutti, ringrazio te. Namaste. Un bacio grandissimo, namaste. Ciao. Ciao.